never thought I'd make it this far, but it's all I do. Several shots of chasing the stars have fallen through. You talk about squirting when you're rocking your beats. All I care about now is a solid release. Bene ragazzuoli, eccoci qua con un nuovo video. Un video molto 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 importante per me. Allora, tagliamo subito a testa al toro. Avrete visto che negli ultimi 7-8 mesi praticamente ho perso 20 kg, quasi, anzi più di 20 kg in realtà, poi ho ripreso qualcosina. Comunque sono più secco, più debole, più scarso che mai. Cosa mi è successo? Come mai Issa non si sta più allenando da praticamente 8 mesi, ha perso tutto, non sta facendo più nulla? Molti, vedendo alcune mie foto che facevo con i grandi campioni, Issa ma stai diventando secco, Issa... Ragazzi, non sono mai stato secco, non sono mai stato piccolo, purtroppo... Ecco, è difficile condividere questa cosa, però alla fine pensandoci molto, rimuginandoci molto, l'ho tenuta segreta fino ad ora, ma comunque ho deciso che oggi voglio effettivamente condividerla con voi. Quindi ecco cosa è successo, ecco tutta la verità. Quindi ragazzuoli, tante sono state le speculazioni, Issa ma perché non ti alleni, Issa ma cavoli sei a contatto con Hermes, con Ale, con Evgeny, con tutti questi grandi campioni, dovresti fare tutti i giorni braccio di ferro, dovresti allenarti qua, di là, Issa. Ragazzi, non è stato così semplice. Adesso vi dico il perché. Questo tavolo ha fatto davvero la storia, cioè da quando l'ho comprato un anno e mezzo fa non avrei mai pensato che un giorno ci avrebbero tirato i più grandi campioni di questo sport, mamma mia che viaggio. Comunque ragazzi, sono stato male, ho avuto un malore abbastanza importante, grazie a Dio nulla di che mi abbia cambiato la vita per sempre, speriamo, lo vi spiegherò molto meglio, nulla che mi abbia davvero messo in rischio di vita, ecco. Allora, praticamente ho avuto quella che viene chiamata una stenosi uretrale. Cos'è una stenosi uretrale? È quando si forma del tessuto cicatriziale all'interno dell'uretra e praticamente ti impedisce le funzioni biologiche normali, quali la menzione, perché la menzione significa fare pipì, no, praticamente. Le cause sono incerte, sono tantissime, ho fatto mille test e nessun medico è riuscito a darmi una risposta, perché praticamente è una patologia molto complessa che può avvenire con traumi, magari da piccolino, se prendi delle botte particolari, con delle infezioni, in tantissimi modi, quindi è molto difficile riuscire a tracciare il vero motivo, no? Io comunque negli ultimi anni ho notato sempre, comunque pian piano che, come si può dire, il flusso di urina si restringeva sempre, fino a che purtroppo, quando sono tornato da Dubai, ho preso il corona, poi non so se magari qua non lo so ragazzi, non sono un medico, comunque... Un giorno sono andato in bagno a fare pipì e letteralmente non riuscivo più a fare pipì, non riuscivo più nulla, non c'era più nulla. Mi sono spaventato tantissimo, sono provato a rilassarmi, ho provato a rendare dopo 1-2-3 ore e non riuscivo. Avevo bevuto tanta acqua e la pancia, la vescica mi si stava gonfiando e non riuscivo a fare pipì. E sono dovuto andare di corsa in emergenza, davvero di emergenza, al pronto soccorso dove mi hanno fatto una... operazione, se possiamo così chiamarlo, un intervento chirurgico locale. Ora vi farò vedere dove. Quindi ragazzi, siamo qua all'Atlas, la mia palestra preferita, dopo la Domus Aurea, Tbilisi, ricordatelo, e qua il logo, qua dove hanno tirato i ragazzi. Comunque ragazzi, praticamente vi farò vedere una ferita molto personale. Questa qui è la ferita che ho come residuo. Praticamente mi hanno dovuto fare un'incisione dove hanno inserito un catetere affinché, insomma, potevo liberarmi di questo flusso di urina che era nella vescica. Di solito la vescica è un organo che può contenere mezzo litro, magari 700 ml di urina al massimo, ok? Se non avessi fatto questa operazione, magari la vescica esplodeva, si creava un'infezione della Madonna e sarebbe stata una complicanza assurda. E quando mi hanno tirato fuori tutti i liquidi era più di un litro e due, una roba così, quindi per il pelo della cuffia. E quella sera lì, quella sera lì non c'era nemmeno l'urologo di turno, ha dovuto chiamare d'emergenza, è venuto, comunque mi considero blessed, come si dice in inglese. Quindi questa è la mia ferita. E sì ragazzi, se lo state chiedendo, il catetere non si toglie perché rimane lì, perché comunque la cicatrizzazione all'interno dell'uretra c'è. Quindi ho dovuto tenere praticamente il catetere per 7 mesi all'incirca, 6-7 mesi. Un'esperienza orribile, bruttissima. Non potevo più lavorare, non potevo più fare nessun tipo di sforzo fisico, come vedete. Però nonostante quello sono riuscito in qualche modo a riuscire a viaggiare, come avete visto, andando in Turchia, Dubai, eccetera, eccetera. Non potevo andare ovviamente a contatto con l'acqua perché era una ferita aperta che andava sempre ogni giorno pulita, eccetera, eccetera. Un'esperienza davvero bruttissima e non vi dico nemmeno quanto, non potete nemmeno capire.
Quindi, dopo 7-8 mesi, Issa, ma tu sei in palestra, ti stai allenando, non hai più il catetere, cos'è successo? Ragazzi, devo ringraziare la medicina moderna. Qualcosa di pazzesco è successo. Praticamente mi hanno operato. Ci sono tanti tipi di operare questa. Ci sono tanti modi, per ovviare a questo problema. Ce ne sono alcuni che sono meno invasivi, altri un pochino più invasivi, che magari ti danno una possibilità più a lungo termine. Ci sono le varie, adesso non so come si dice in italiano, urethrotomy, quindi uretrotomia, non so come si dice in italiano. Comunque ho tutto quello che ho letto, studiato, sottotitolato in inglese, è qualcosa di più locale. Invece io ho optato per l'opzione nucleare, come si dice, quella che l'uretroplastica anastomotica, un termine assurdo. Comunque praticamente ti mettono in una posizione, non mi ricordo il termine scientifico, lobomotica, una roba, non mi ricordo bene. Comunque, gambe aperte, ti anestetizzano ovviamente e vanno a fare un'incisione tra l'ano e lo scroto nel perineo. Praticamente aprono, prendono, insomma, tirano fuori l'uretra, tagliano il tessuto malato cicatriziale, ricollegano i due punti insieme. E poi purtroppo devono mettere un altro catetere all'interno, questa volta del pene, lasciare che guarisca per almeno 2 settimane. E una volta che si è richiuso tutto, insomma, tirano via questo catetere, fanno un'analisi molto speciale, che si chiama uretrografia a retrogrado, dove mettono un liquido di contrasto, dove fanno radiografia per vedere se tutto sia guarito. Comunque, la mia guarigione, ragazzi, è stata pazzesca. Sono guarito tipo in 10 giorni, una roba fuori di testa. Ho fatto l'operazione il 13 giugno, un giorno prima del mio compleanno. E come sapete, il 22-23 ero già sull'aereo per andare a Dubai. È stato abbastanza difficile, con qualche antidolorifico. Insomma, sono riuscito a fare anche quell'esperienza di Dubai. Camminare era molto difficile, ovviamente capite benissimo che fare tutti quei movimenti lì. Un'esperienza, ragazzi, del recupero è stata orribile, però comunque molto molto buono. Cioè, sono riuscito a guarire in maniera pazzesca. Cioè, ogni giorno che passa mi sentivo meglio. Già dopo 2 settimane volevo tornare ad allenarmi, però ho aspettato un mese, sto tornando ad allenarmi, farò altre 2 settimane solamente upper body per poi tornare a fare lower. Quindi, ragazzi, il peggio, diciamo che sembra essere passato. Diciamo che la possibilità di guarigione di questa operazione qua è del 90%. Sperando Dio di essere in questa percentuale qui, in questa statistica qui. Cioè, può essere sempre il rischio più grande di questa malattia, se così vogliamo chiamarla, questa patologia, che la reoccurrence, cioè può tornarti la stessa identica cosa, può riformarsi questo tessuto cicatriziale. E sperando che non succeda, ovviamente. Comunque, l'operazione che ho fatto è stata quella più invasiva, quella che ha portato più problemi, ovviamente, ma che è comunque quella che ti dà più chance in futuro di recuperare, di non farti più tornare questa cosa. Ogni tot mesi avrò una particolare tipo di test, Euroflow, praticamente dove si va a fare pipì in un water tipo strascientifico, dove analizza la quantità di urina emessa per ogni secondo, tipo in millilitri in secondo, quindi finché rimane sopra un tot si è sicuri, si sta benissimo. Vedete, ragazzi, è sempre particolare quando non si sa nulla di una malattia finché poi ce l'hai, e quando ce l'hai tipo sai praticamente tutto, no? Quindi è sempre molto particolare. Comunque, ciò che importa, ragazzi, è che nonostante questi 7-8 mesi dove non ho fatto praticamente nulla, non ho lavorato, eccetera, eccetera, sono comunque riuscito a portarvi contenuti, a viaggiare, grazie al supporto della mia famiglia, dei miei amici, di tutti quelli che mi sono stati vicino. In pochissimi lo sapevano, davvero si possono contare su una mano le persone che lo sapevano. Ho deciso di dirlo a tutti perché comunque non mi va più di nascondermi, non mi va più di. Cioè, capite bene che è una cosa molto delicata, una cosa molto personale. Comunque io ho voluto condividerla con tutti perché, non so, sento che è la cosa giusta da fare, perché la trasparenza e la verità sono sempre in primis la cosa più importante. Comunque, ragazzi, la cosa importante è che sono tornato, sono in salute, sono in forma, riesco a fare tutti i movimenti, Mauro. tipo. Mannaggia sto speaker. Comunque, tutti questi movimenti di squat, di stacco, praticamente 2 settimane fa tipo camminavo tipo una roba così, no? All'incirca, però con gli antidolorifici si vedeva un pochino di meno. Sono in forma, sono in salute, sto benissimo, ho recuperato alla grande, sono contento, ho una prospettiva diversa di vita addosso. Ho voglia di recuperare tutti gli allenamenti persi, tutti i chili persi, tutto quello che non ho fatto voglio recuperarlo con interessi a cannone nei prossimi mesi, anni. Voglio davvero farvi vedere quello che posso fare, perché penso di avere un potenziale molto grande, penso di poter insegnare tanto a voi, penso di poter ispirare tante persone. E lo penso davvero, altrimenti non sarei qua come un coglione a luna di notte a fare video, ad allenarmi, eccetera, eccetera. Oh, va questa luce che mi fa sembrare più divino, tipo. Sì, ragazzi, questo è l'importante. Io ho deciso di condividere questa cosa con voi, è stata molto personale, però penso che è stata la cosa giusta.
riguardo, ovviamente. Ragazzi, non lo so, se qualcuno di voi ha avuto la stessa esperienza, scrivetemi su Instagram, sono curioso di magari exchange experiences, insomma di condividere le nostre esperienze, è sempre interessante parlare di questa cosa, anche se è una patologia molto molto rara. Devo dire, comunque ripeto, ho recuperato 100%, non ho nessun tipo di effetto collaterale, la cicatrice si è rimarginata perfettamente, ovviamente non posso tipo abbassarmi il bottone per vedere la cicatrice sotto, però comunque è tutto perfetto, non potevo essere più contento, davvero. Il sistema sanitario qua in Belgio è qualcosa di pazzesco. Ragazzi, questo è alle spalle e ora si guarda davanti. Ecco perché il futuro è più importante del passato. Non ci si dimentica mai del passato, perché da dove si viene, però bisogna sempre guardare dove si va. Ecco perché quando si guida, il parabrezza è sempre quello più grande, ampio, devi vedere dove vai. Però comunque lo specchietto retrovisore c'è, è piccolino perché non importa, ma c'è, devi capire dove vai. Questa è una piccola metafora nella vita. Vediamo un posto scuro, zio Bova, che condivido con voi un'esperienza personale quando tipo dopo neanche 2 giorni dall'operazione, tipo vi giuro ragazzi che sognavo la notte di fare lo squat, tipo di grindarlo, tipo fare una roba così, poi devi tipo grindarlo e spingerlo, zio Bona, è una sensazione fantastica, non vedo l'ora di tornare a scottare le tonnellate. Comunque ragazzuoli, che dire, grazie di cuore di tutto, mi farebbe tanto piacere, è brutto da dire perché sembra che vi dico cosa fare, comunque mi farebbe molto piacere se mi supportaste, se capiste insomma la mia condizione, perché se c'è una cosa che ho imparato in questo periodo, sono stato a contatto molto con ospedali, con persone malate, con vecchietti, è l'empatia per le persone, l'empatia per le persone malate, ho imparato tanto da questa esperienza, sinceramente non l'avrei voluta fare, però l'ho dovuta fare per forza di cose, ho imparato moltissimo, quindi ragazzi vi considero una famiglia, sono cresciuto tantissimo in questo piccolo annetto e mezzo, crescerò ancora moltissimo perché voglio fare tante cose, ho l'ambizione di crescere. Siete la mia famiglia, vi voglio bene a tutti, non vedo l'ora di conoscervi tutti. Ragazzi, appena io sono in uno stato pietoso per quanto riguarda come sono io adesso, appena tornerò un pochino più forte, appena tornerò in salute, tornerò nella cara terra natia, il paese più bello del mondo, tornerò in Italia, farò visita a tutti, ci vedremo ragazzi, ci alleneremo insieme, vi vedrò in gara, gareggerò ovunque, ci vedremo. Vi voglio bene. Vi voglio davvero bene, siete la mia famiglia, vi voglio bene, so che sembra cheesy, so che sembra scontato, ma è effettivamente così. Ragazzi, io dico sempre nei miei video, la forza non è mai la debolezza. Questa frase ha un significato molto importante, non è una cosa scontata, non è una cosa così a caso. Uno mi ha scritto anche nei commenti, è ovvio che la forza non è mai la debolezza. No ragazzi, la forza, quella che tu hai dentro, quella che tu sviluppi in ogni ambito, anche in un vettore, in qualsiasi cosa, non è mai una debolezza, perché la forza è ciò che ti dà effettivamente la forza, scusate il gioco di parole, di andare avanti, di non smettere mai. Ed è un saying di Mark Bell, uno dei campioni di powerlifter, una panca assurda, era comunque fortissimo, un coach in gambissima, e mi ha sempre dato, insomma, questa frase mi ha sempre lasciato qualcosa di particolare, la sto scoprendo sempre di più ogni giorno che passa in questo mio percorso, e un giorno potrò effettivamente trasmettervi cosa significa effettivamente. Nel mentre ragazzi, lo dico sempre, non importa quello che vi succede, non importa cosa sta succedendo adesso, se vi ha lasciato la ragazza, se è brutto dire ma se è morto qualcuno di caro a voi, se siete stati bocciati all'università, se non avete passato l'esame, se non siete, vi siete fatti male, c'è anche Riccardo Agenis, si è spaccato l'omero, però è tornato a fare record di europei, ha vinto gli europei. Ragazzi, non è mai finita, se riuscite a respirare, se riuscite a camminare, se riuscite a fare, anche se riuscite a camminare, qualcosa potete fare lo stesso. Comunque ragazzi, non è mai finita e mi sembra di essere uno di quei motivazionali americani strani, però ragazzi, stay strong, sempre, non importa come, non importa cosa, non importa quando, ragazzi, stay strong, siatela per voi stessi, siatela per la vostra famiglia, per i vostri amici, miglioratevi, diventate più forti, la forza non è mai una debolezza. And always remember, stay strong!